tutti i navali che hanno superato la previsita, che sono un numero più che doppio rispetto a quelli che hanno fatto prima della tratta, sono stati radiografati. Questo ci serve ovviamente per stabilire l'evoluzione anche dal punto di vista scheletrica delle condizioni dei nostri navali. Ed è chiaro che poi, come dire, proseguono gli altri meccanismi, come quello dell'esame antidoping preventivo. E quindi ci siamo avvicinati alla tratta, i capitani hanno indicato, hanno sottoposto all'approvazione del sindaco come mossiere Giorgio Guglielmo di Bucci, che ha la nona esperienza sul terreno, quindi è un mossiere esperto, molto padrone del meccanismo, e stasera poi la sua nona mossa nell'arco di circa 6-7 anni, se non vado errato, essendosi alternato con altri mossi. E quindi vedremo cosa accadrà stasera, sapendo che, come dire, 5 esordienti, nonostante tutto questo meccanismo, significano anche una maggiore difficoltà per quanto riguarda l'allineamento ottimale all'interno dei canapi. In più abbiamo in qualche modo anche il doppio esordio, perché abbiamo anche due fantini esordienti che correranno per la prima volta al palio, quindi quasi come se fossimo arrivati a uno di quei periodi che per il palio avvengono puntualmente ogni 6-7 anni, in cui si innesta una sorta di ricambio generazionale sia nei cavalli che nei canapi. È un drappellone molto al femminile, cosa questa non nuova per la nostra festa, perché ormai abbiamo avuto pittrici che hanno fatto il drappellone anche negli ultimi anni, così come il Mascarano, che è stato suonato dalla rivista di Carroccio, che è una rivista prestigiosa della nostra città.